Anni Savio, le presentazioni sono superflue, il team manager della DP Giovanni Serramenti Androni Giocattoli, e una soddisfazione difficile da nascondere, no? Veramente molto contento e faccio i complimenti a tutti i ragazzi, oggi hanno fatto un lavoro tremendo, soprattutto Jackson Rodriguez, Manuel Belletti, avevamo due corridori, Luca Celli e Carlos Ochoa con problemi allo stomaco e quindi con gli altri abbiamo dovuto sopperire. Lo stesso José Serpa, che è il nostro uomo classifica, noi già sapevamo che avremmo dovuto lavorare sempre noi nella prima parte della gara per riuscire a contenere il distacco. Così è stato, complimenti, hanno svolto veramente un grande lavoro. E poi Mattia ha una esplosività nelle volate veramente notevole. Lo ha pilotato molto bene Manuel Belletti e quindi questo è il secondo successo, per noi è il quarto successo della stagione, avevamo già vinto due tappe in Argentina. Va bene, insomma. Siamo contenti così. Tra l'altro è un percorso molto difficile, anche nonostante l'altimetria, diciamo, era un po' ingannevole perché comunque il percorso era molto ondulato. Un percorso difficile e poi con sei corridori molto difficile controllare la corsa. Certo. Per noi sarà difficile anche domani, dopodomani, però insomma al momento viviamo la giornata e stiamo vivendo. E la giornata ha detto che appunto Mattia conserva la maglia gialla, che comunque domani vi toccherà ancora evidentemente. Ma sì, noi non è che lavoriamo per difendere la maglia gialla di Mattia, noi lavoriamo per portare soprattutto il nostro leader, José Serpa, nelle migliori condizioni di classifica, possibilmente all'inizio della salita di Chieti. Dico possibilmente perché sarà sempre più difficile riuscire a controllare le varie tappe nelle prime parti. Tra l'altro fa un caldo terribile, quindi... Ma a questo noi siamo abituati, siamo sudamericani, quindi siamo abituati al caldo. Beh, quindi ancora complimenti e grazie mille. For the yellow jersey, general individual classification on time. Overall time recorded 6 hours, 48 minutes, 35 seconds. Once again, ladies and gentlemen, Mattia Capasi. Mattia Capasi! Streetnya hampir sama selepas cemerlang dari Putrajaya ke Sarawak. Hari ini dia membuktikan lagi bahwa dia antara yang perlu diberikan perhatian. Jadi sekali lagi untuk jersey kuning, Mattia Capasi. Terima kasih diucapkan kepada Rizmanir untuk kesempatan di atas yang ajak kepada para pemenang besok Vespa tadi. Dari Mobile Riders. The finish looked a little bit dangerous in the last couple of obviously with the paving stones and the corners. Was it a worry for you? Il finale era un po' pericoloso per le pietre e le curve, lo sapevi prima di arrivare? Io avevo dato solo un'occhiata alla cartina, insomma, non mi aspettavo il finale, insomma, abbastanza brutto. Pericoloso no, perché eravamo comunque in finale. Io ho un compagno che mi ha dato la mano, Belletti, mi ha detto che nella strada non ho dovuto neanche rischiare, quello non è stato un problema, io non stavo alto, eravamo abbastanza gentile, pericolo in senso lo strada. Gianni, you said earlier today that you'd be looking to form some alliances within the peloton to help take control of the race. Did you manage to do that with any of the other teams? Today we work, as yesterday, very hard in the first part, first half of the race, and in the second part, in the finish, they arrived other team, Portland. Because it's sure that it is impossible for us to work all the day. We have only 6 riders and we have 2 riders today that were a little bit sick, stomachal problem. So Luca Celli and Carlos Ochoa. But he make a wonderful work, the Venezuelan Jackson Rodriguez. I think 40 kilometers.
I think 40 kilometers, always working very hard. And good work also by José Serpa, he's our leader. But we are a team, very compact. There are friendly between the riders. So Serpa is happy that Mattia is able to win. And we hope that Serpa will be able to win in Genting. And so we'll be happy also Mattia. But a very hard work for our team. But in the second part, fortunately, also the other team, differently from yesterday, worked. Because if other team didn't work, it was impossible to follow and to bring the two riders that make a very good race. The two riders, one AG Deuxerre, the other Servet. Mattia, in pochi giorni di competizione hai fatto già tre vittorie che sono vicine a quelle dell'anno scorso. Questo può anche significare un po' un cambiamento degli obiettivi, un po' una, come dire, un riportare in prospettiva tutto? Guarda, sinceramente non me l'aspettavo neanch'io. Io continuo a ripetere che il mio programma sarebbe stato partire in Italia ad un oratico e ero, insomma, concentrato su quello. Quasi per scherzo Bellini e Gianni mi hanno chiesto di andare in Argentina a causa un morale di lodo. Perché era per andare a allenarsi al caldo. Là ho ottenuto tre podi, tra cui una vittoria. In Malesia due tappe e due vittorie, insomma io sto bene, il caldo mi fa bene. E sì, insomma si sta vincendo, io comunque continuo a pensare che i miei obiettivi quest'anno sono alti. Io tornerò in Italia, mi aspetterà il Giro di Sardegna e poi io mi aspetterei, insomma il mio sogno sarebbe di fare una buona Tirreno di Gardi, ci spero perché le sensazioni sono buone. Sto crescendo, penso di avere ancora margine di miglioramento, quindi insomma, noi stiamo tranquilli, cerchiamo di fare le cose fatte bene e secondo me si potrà fare davvero bene.